Monsignor Mura, oggi presentiamo questo nuovo protocollo tra la Chiesa e la Regione per la promozione e la valorizzazione dei percorsi, dei cammini religiosi. Perché non si può fare turismo religioso in Sardegna senza coinvolgere le diocesi? Perché le diocesi hanno dalla loro parte, ma sono un patrimonio di tutta la Sardegna, realtà che passano dalle chiese, dai monasteri, dalle chiese campestri, non solo quelle parrocchiali, nei quali se io voglio accompagnare una persona a vivere la Sardegna non posso non passare e quindi non posso non aiutare a capire. In cosa consisterà la formazione prevista all'interno del protocollo per i futuri operatori, di questi cammini turistici e religiosi? Consisterà intanto nel far capire la storia della Sardegna, la realtà che la contraddistingue, le diversità specifiche dei territori, la possibilità di individuare perché quel cammino e non un altro, perché passare in quel luogo significa riprendere una storia, una tradizione che non è semplicemente rappresentata in quel momento, ma un passato, un presente e speriamo un futuro.